sono Brian e sono qui con la mia ragazza Victoria. Brian flirta sempre con altre ragazze, non mi dà abbastanza attenzione. E adesso deve capire che è fidanzato. Nei weekend esco sempre e a volte sparisco per giorni. Mi ha mancato di rispetto parecchie volte e voglio ricordargli chi è la numero uno. Oggi sono qui per mandare un messaggio a Victoria. Non credo che le piacerà, ma ho bisogno di farle capire questa... Quindi perché siete qui? Io mi voglio vendicare. Vendicare di cosa? 2 anni fa mi ha tradito. Victoria, sei fortunata. Questo è il posto perfetto per vendicarsi di qualcuno senza pietà. Victoria, sei pronta a vedere il tuo disegno per Brian? Sì. Andiamo a trovare Charlie. Ho la sensazione che tu sia qui per vendicarti, vero? Sarà una vendetta crudele, Joy. Gambe levate. Oh, mamma, ma come hai potuto? Questo tatuaggio è doppiamente cattivo. Wow, vorrà bruciarsi la pelle da solo quando lo vedrà. Sono pronta a vederlo. Oh no. La descrive perfettamente. Beh, è praticamente impossibile fargli un tatuaggio peggiore di questo. Spero di no. No, te lo garantisco, ma è ora di andare a farsi tatuare. A dopo. Forza! Buona fortuna. Grazie. Ciao. Buona ciao fortuna. Brian. 3, 2, 1. Oh! Sicuramente lei vorrà vendicarsi, te lo dico. Scusa. Puoi toglierti gli occhiali? Ti prego, no! Tra tutte le cose possibili, ma guardalo! Capuzzo, stemma del Celtic! Tu sei un tifoso dei Rangers, cos'altro potevo farti? È tremendo, è la cosa peggiore del mondo, la peggiore! Ascolta, tu mi hai spezzato il cuore e visto che ami così tanto il calcio, ora te l'ho spezzato anch'io. Il calcio è la mia vita, veramente, è imperdonabile. Ok, ora dovete scambiarvi di posto. Credo di sì. Non lo so. Vieni, Victoria. Tutto bene, Brian? Ho paura. Ho il cuore che sta andando a 100 all'ora. Puoi toglierti gli occhiali della paura, Victoria? Qual è la storia dietro questo tatuaggio, Brian? Vuol dire voglio che tu faccia le valigie e te ne vada. La nostra relazione è finita. Perfetto. Ci vediamo. Wow, che cattiveria. Victoria ha un'ottima mira, però. Proprio in mezzo agli occhi. Mi ha appena mollato in diretta TV. Che fortuna. Quindi c'è ancora qualcosa che vorreste dirvi? Dovevi proprio lasciarmi in un programma televisivo. Non avevi le per dirmelo a casa o mandarmi un messaggio o qualcosa del genere. Io non vorrei stare con uno che mi tradisce no, sempre. No, infatti, sei single? Se sono single, in realtà sì. Brian, non vorrei dovertelo dire, ma secondo me dovresti andartene. Abbraccio di gruppo, allora? Ma sì, dai. Single! Victoria merita molto meglio di Brian. Sì, me per esempio. Posso avere un copresentatore che non ci provi con tutte le ospiti? Forse la settimana prossima.